Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, i giornali di oggi, lunedì 19 dicembre, ovunque echi della clamorosa, rocambolesca finale dei mondiali di calcio. E anche ovunque le foto, diciamo, di Macron che a più riprese fa lo stalker di Mbappé. Ma noi, naturalmente, segnalato l'eccellente pezzo di Giorgio Gandola, che ha peraltro il merito di connettere l'analisi sportiva con il mondo della manifestazione. Dice Gandola sulla verità: una splendida finale non può però cancellare la vergogna dei mondiali del Qatar. Ecco, fatto questo, noi diciamo ci disinteresseremo del tema dei mondiali. Non ci disinteresseremo invece della questione Qatar, che è tuttora uno dei binari dominanti dei quotidiani di questa mattina. C'è la pista immobiliare, che già ieri la Verità aveva aperto, accendendo i fari sull'acquisto di una casa a Cortina di Niccolò Figa Talamanca, uno degli indagati di questa vicenda. Oggi, oggetto, diciamo, del faro immobiliare di Amadori e de Tonquedec è Giorgi, l'assistente, a dire poco, di Panzeri. Però la vicenda Qatar ha anche altri due sviluppi da tenere presenti. Per un verso, diciamo, lo smarrimento all'interno del PD, che ha vissuto un ennesimo weekend difficile, sabato anche una manifestazione con quattro gatti di contestazione alla manovra. Insomma, si ha un senso di smarrimento, un congresso che non ingrana, una linea politica di opposizione che non è percepibile, un'evidente sudditanza nei confronti del PD, la tegola delle mazzette a Bruxelles che diciamo non determina né grande dolore né grande sconcerto. È un po' come se diciamo, il morbo di un certo tipo di affarismo fosse conosciuto, benché non adeguatamente contrastato. E da questo punto di vista, oggi leggeremo un commento di Ezio Mauro su Repubblica e un'intervista di Goffredo Bettini sullo stesso quotidiano. Ma poi dicevamo c'è anche l'altro versante, perché il Qatar, inteso come entità statuale, l'emirato, Doha, la capitale, ha minacciato l'Europa, dice, ma qui ricordatevi che voi ora dipendete anche dal nostro gas. Su questo, sulla debolezza europea, su questo fronte riflette Lottieri sul giornale. Ci sono però ancora un paio di questioni che dobbiamo evocare. Per un verso la manovra. Allora, ieri in tarda serata si è recato in commissione alla Camera, Commissione Bilancio, il ministro Giorgetti, portando con sé un pacchetto finale di emendamenti alla manovra. E diciamo il carattere, gli ottimisti diranno pragmatico della manovra, i pessimisti diranno un po' così casuale e abborracciato di una manovra d'emergenza fatta così, essendo arrivati 50 giorni fa. Si conferma, c'è anche la rinuncia ad alcune misure, quella sul POS, e da questo punto di vista diversi commentatori compiaciuti dell'allineamento all'UE, Manacorda, Fubini e La Sforza, realisti e inclini a dire, beh, non è che si debba morire per il POS, Alessandro Sallusti, ecco, ciascuno dal proprio punto di osservazione, questi commentatori riflettono su questo. Da ultimo, oggi dovrebbe essere il giorno in cui la Meloni sceglierà il candidato di centrodestra per il Lazio. Non c'è certezza, ma diversi quotidiani scommettono sull'attuale capo della Croce Rossa, Francesco Rocca, che non è conosciutissimo. Ci si domanda: ma perché non un profilo politico? Naturalmente seguiranno tensioni all'interno di Fratelli d'Italia, realisticamente, dopo la prevedibile esclusione di Rampelli, mentre non si capisce se le altre candidature di partito che erano state evocate, Trancassini, Procaccini, Colosimo, servissero a, diciamo, comporre i petali di una rosa o essenzialmente a fare da contraltare a Rampelli per poi, diciamo, fare scopa e eliminarle tutte e far passare la cosiddetta candidatura civica. Va bene, le aperture, la verità sotto la testata, la splendida finale non cancella la vergogna di questi mondiali. Titolo principale, case e società, i segreti di Giorgi, scandalo all'Europarlamento, le carte inedite.
I magistrati mettono nel mirino i genitori dell'ex assistente di Panzeri, scrivendo che vanno sentiti in qualità di indagati. Fari accesi sull'acquisto di alloggi a Bruxelles e in Liguria e su una SRL con la commercialista Bellini, la donna dei misteri. Va bene, è molto calcistico il titolo di Libero, c'è cioè una foto, diciamo, che proprio non attrae simpatia, diciamo, di Macron. E il titolo è scanzonato: Macron giù la cresta, Messi e i suoi affondano la Francia e sono campioni del mondo. In tribuna il presidente non ride più. Il Fatto Quotidiano, su un tema che poi ritroveremo su diversi altri giornali, anche su Repubblica. A un certo punto ci sarebbe stata quella che Di Pietro avrebbe chiamato a suo tempo la dazione di denaro da Panzeri al sindacalista Visentini, e tutto questo sarebbe avvenuto in buste con l'immagine di Babbo Natale. Le euromazzette in diretta, bustarelle con Babbo Natale. Corriere della Sera, sotto la testata, Messi porta l'Argentina sul tetto del mondo, titolo principale, POS, fisco, pensioni, si cambia. Il giornale, ve lo preannunciavamo, con relativo editoriale di Lottieri, l'Europa è debole, titolo, il ricatto del Qatar, guerra energetica. Dopo lo scandalo Tangenti, l'UE vieta l'accesso al Parlamento per i cittadini del paese e Doha attacca l'Europa, impatto negativo sui rifornimenti di gas. Il tempo è già, diciamo, in campagna elettorale per il Lazio, alla conquista del Lazio verso le regionali. La stampa, sotto la testata, foto di Messi che alza la coppa, portato in trionfo dai suoi compagni, il re del mondo. Titolo, da unità combattiva anni 80 o da manifesto, evasione POS, Meloni cede all'Europa. E infine Repubblica, anche qui Messi però di spalla, titolo principale, mutui e cuneo, la manovra del compromesso e poi nel taglio medio la minaccia di Doha all'UE forniture di gas in discussione. Allora, incamminiamoci con le segnalazioni iniziali dalla verità. Sono Amadori e Tonchedec che, dopo aver, diciamo, fatto ieri indagine immobiliare sul versante, diciamo, no peace without justice, Talamanca, lo fanno oggi sul versante di Giorgi e dei genitori, a quanto pare a loro stessi sotto indagine. E si fa presente come già 5 anni fa il padre e il fratello di Giorgi avessero aperto una società con la commercialista ragioniera di Panseri. Insomma, naturalmente, la linea difensiva, ma queste sono vicende private, cosa c'entra? La linea d'accusa dice, beh, ma questo groviglio, questo intrecciarsi di fondi di dubbia provenienza e di scelte anche private, eccetera, va capito meglio. Editoriale di Maurizio Belpietro che prende le mosse dall'intervista di ieri al Corriere della Sera di Massimo D'Alema che come sempre dava le pagelle a tutti, diceva ma no, ma io ho lasciato la politica, cosa volete? Faccio il consulente, non c'entro nulla. E Belpietro dice però ci sono due amnesie in questa intervista a D'Alema. La prima è che D'Alema comunque si candidò nel 18 e dice quindi non è stata tua scelta. Uscire dalla politica in qualche misura sono stati gli elettori a non consentirti di rientrare. Seconda osservazione, ancora più penetrante, non è che D'Alema può dire anche sui respiratori cinesi: io ho semplicemente informato il governo, poi affari loro, se non funzionavano, io che c'entro, eccetera. Perché dice Belpietro, il super capo di tutta la struttura commissariale, il super capo degli acquisti, Arcuri, era persona con la quale c'era un legame, come lo vogliamo chiamare, politico, culturale, di stima, per cui non è che D'Alema possa dire oggi io non sapevo con chi interloquire. Per chiudere questa parte c'è la cartolina del lunedì di Mario Giordano che si rivolge all'ormai mitologico Brando Benifei. E Giordano fa impietosamente, ma efficacemente, una specie di antologia, di florilegio delle cose dette da Benifei in questi giorni. La più grottesca è sulla greca ex vicepresidente del Parlamento, ma stava passando con la destra, quindi è cattiva perché stava passando con la destra. Sui mondiali vi abbiamo detto del pezzo di Giorgio Gandola, inchiesta di Tommaso Mattei sull'AIFA, con intervista anche a Maria Rita Gismondo, che diceva poi alla fine
A che serve questo passaggio ulteriore? C'era già l'approvazione dell'Agenzia europea. Siamo sicuri che sia tutta necessaria e tutta funzionale l'attività dell'AIFA. Approfondimento di Flaminia e Camilletti su come potrebbe essere il prossimo provvedimento di Piantedosi in materia di ONG, anche su diversi altri quotidiani. Trovate un approfondimento in che consisterà la stretta del Viminale sulle ONG. E poi la raffica di interviste del lunedì sulla Verità. Allora, Stefania Craxi, sentita da Federico Novella, e dice la senatrice: io sono garantista, però questa è la sinistra che ha fatto per decenni moralismo. Di Francesco, che ascolta Sandro Piccinini, voce sempre competente e autorevole sui mondiali di calcio. Francesco Borgonovo, che ascolta Paolo Cassina e chi è? È il regista di un documentario dedicato alla questione degli effetti avversi sui vaccini, e Cassina racconta la difficoltà e anche qualche desiderio di censura da parte di super virologi. Ah, annotatevi, avremo più avanti una novità su un virologo di quello tra quelli preferiti, si fa per dire da chi ci ascolta. Quindi fate un nodo al fazzoletto che poi arriva la novità. Ve lo anticipiamo, non ditelo a nessuno, si tratta di Pregliasco, poi vedremo che ha fatto Pregliasco. Fabio Dragoni sente l'economista Marco Fortis che all'interno di un quadro difficile offre elementi di ottimismo. Ecco, questa è un'intervista nella quale, diciamo così, si scommette comunque sulle potenzialità dell'Italia e delle imprese italiane. E poi ancora una serie di altre conversazioni, cito quella di Alessandro Rico con Lucetta Scarafia, che ora è componente, come sapete, del Comitato Nazionale di Bioetica. Va bene, allora ricominciamo dalla legge di bilancio e dalla presenza ieri sera molto tardi del ministro Giorgetti in commissione bilancio alla Camera con relativo pacchetto conclusivo di emendamenti del governo. Poi, realisticamente, la commissione bilancio deve chiudere oggi. Sul testo che sarà approvato in commissione bilancio si va in aula domani e, insomma, 9 su 10 il governo metterà la fiducia. Poi la settimana dopo Natale si andrà al Senato, dove però i senatori potranno, per così dire, solo annusare la manovra e dire sì, ma insomma il testo sarà quello votato alla Camera. Fabio Savelli, i fronti della manovra, salta la norma sul POS, il tetto al POS per i pagamenti fino a 60 euro viene cancellato. Non convince l'UE e Roma finisce per evitare lo scontro con Bruxelles a patto che le commissioni sui micropagamenti possano scendere. Non potendo convincere le banche a ridurre, il ministro del Tesoro sta ragionando su un sistema di ristori e compensazioni. Cioè sarà lo Stato a rimborsare i commercianti dei pagamenti con le carte. La retromarcia, politicamente più simbolica, confluisce in un pacchetto di provvedimenti di modifica alla manovra in tarda serata. Li porta il ministro del Tesoro Giorgetti spacchettandoli. Virgolette, il mio problema sono le coperture. In questi giorni ho visto tanti provvedimenti che mi sarebbe piaciuto adottare, ma non avevo le coperture necessarie, dice il ministro. Ma la sua audizione viene preceduta da polemiche ferocissime, con la commissione bilancio della Camera che viene sospesa intorno alle 21. Le opposizioni, al netto dei 5 Stelle, la abbandonano per protesta, perché la dialettica parlamentare, a loro dire, è stata completamente esautorata. Tutto viene demandato al ministro senza che i sottosegretari e i relatori di maggioranza abbiano contezza delle ultime modifiche, perché è in attesa della bollinatura della ragioneria, lasciando interdetti PD, Azione e Italia Viva. Il tempo di valutare i provvedimenti e presentare i relativi subemendamenti sarebbe troppo ristretto. Questa è la protesta delle opposizioni, classico ogni anno. Quest'anno c'è una compressione particolare, però è pur vero che anche in anni in cui non c'erano state le elezioni, 2 mesi prima, la compressione c'era stata lo stesso. Neanche 24 ore, visto che dovranno essere presentati entro le 12 di oggi i subemendamenti agli emendamenti del governo. L'ipotesi è quella di iniziare la discussione in aula mercoledì per lasciare la giornata di domani a disposizione degli uffici della Camera per preparare il fascicolo. Quindi, curiosamente avrà più tempo,
la burocrazia della Camera per preparare il fascicolo che i parlamentari per presentare subemendamenti. Anche questo è un grande classico, ma i parlamentari, anziché incazzarsi su questo, si incazzano con il governo. È meraviglioso. Per cui tutti, governo e opposizione, subiscono la frusta della ragioneria dello Stato, tutti subiscono la frusta delle mitiche burocrazie che dicono no, non si può fare, eccetera, e poi però si fa un po' di polemica tra maggioranza e opposizione. Questo non solo in questa legislatura, anche nelle legislature precedenti, con rare eccezioni. Scoprite voi in che occasioni e in quali commissioni e con quali presidenze di commissione. Tra gli emendamenti spunta però una sforbiciata del cuneo fiscale di 3 punti percentuali fino a 25.000 euro di reddito, non più a 20.000, confermando lo sgravio del 2% fino a 35.000 euro. Passa anche l'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Il reddito di cittadinanza si riduce a 7 mesi dagli 8 precedenti per i 660.000 occupabili. Va bene, questo è il pezzo di Savelli che riassume i fatti di ieri. Ma qualunque giornale sceglierete di prendere, avrete questo tipo di quadro ed è inevitabile che la parola dietro front compaia, in particolare per la misura sul POS, pagina 4 di Repubblica, POS, rimborsi a negozi e taxi, dopo il dietro front sulle multe. E il senso di questa, diciamo, marcia indietro è oggetto di quattro commenti, quelli diciamo più di sinistra, abbastanza compiaciuti, ma era inevitabile che le cose andassero così. Ecco Francesca Sforza sulla stampa, Bruxelles chiama, la destra risponde, ecco Manacorda su Repubblica, manovre indietro tutte, una manovra in retromarcia, lo è dal punto di vista strategico, nelle scelte di fondo, come si è già ampiamente detto, spinta al liberi tutti fiscale che si traduce in un incentivo all'evasione, attacco indiscriminato a un reddito di cittadinanza che, seppure discutibile nell'ideazione e nell'applicazione, ha avuto un ruolo nell'attutire le disuguaglianze sociali, difesa degli interessi corporativi di alcuni settori protetti come tassisti e balneari. Ma lo è anche dal punto di vista tattico, dove la retromarcia, la conferma ieri con gli emendamenti governativi arrivati a tardissima ora, diventa direzione obbligata di fronte alla solidità dei fatti rispetto alle posizioni ideologiche che l'esecutivo cerca di far passare e rispetto soprattutto al sentiero strettissimo dei conti pubblici, come ebbe a dire un ministro dell'economia eletto nelle fila del PD, che indifferente alle coloriture politiche lascia poco o punto margine di scelta a chi lo percorre. E quindi questa idea di vincoli ai quali non ci si può sottrarre, stessa tesi, ma è la sua da sempre, di Federico Fubini sul Corriere della Sera, ve lo segnaliamo senza, diciamo, necessità di leggerlo, perché insomma il commento è sempre lo stesso, ma insomma, se volete, prendiamo un passaggio dal sovranismo al realismo, come stare al tavolo Europa. Il messaggio che sembra uscirne è più che altro politico. Il governo di Giorgia Meloni, in gran parte figlio del sovranismo degli anni recenti, non si prepara a gestire l'Italia in contrapposizione con Bruxelles. Al contrario, vuole lavorare dentro e con l'Unione Europea, anche perché la Premier per prima capisce che non potrebbe essere altrimenti. Il paese è troppo fragile, troppo integrato in Europa sul piano politico, istituzionale, industriale e finanziario per resistere sulla base degli slogan sciovinisti che andavano così di moda anche solo pochissimi anni fa. È curioso come, diciamo, vale per i giornali di opposizione, in cui prevale questo senso di compiacimento. Ah, avete dovuto rinunciare alla norma sul POS, avete letto la Sforza sulla stampa, Malagorda su Repubblica, Fubini sul Corriere. Ma vedremo, vale anche per alcuni commentatori del centrodestra, tutto si è giocato in questa cosa. Ma che si deve fare con l'Europa? Si deve sgomitare o ci si deve inchinare? La ricerca di spazi ulteriori, di margini ulteriori, di qualcosa che dia aria alla stanza e riapra i giochi, non la trovate. Ieri questa rubrica non va in onda, insomma, sulla verità è stato pubblicato un paginone a firma di chi vi parla con
invece un tentativo di cambiare gioco, un'operazione patrimonio contro debito, un'operazione di attacco al debito che non solo allontanerebbe future tensioni sui mercati, non solo ci sottrarrebbe alle trappole vere, presunte, possibili della Lagarde, ma darebbe anche un margine annuale per tagliare le tasse. Forse questa sarebbe un'operazione di respiro, ma ci sarà qualcuno desideroso di discuterne nel centrodestra? Lo speriamo. E invece sul lato destro vediamo come affronta la stessa materia di Manacorda, Fubini e Sforza Alessandro Sallusti, perché il POS non è questione di vita o di morte, vorrei, ma non posso. Il governo sta per fare retromarcia sulla cancellazione della norma che obbliga gli esercenti ad accettare i pagamenti elettronici per qualsiasi importo. Certo, non è bello annunciare una misura e poi all'ultimo momento ritirarla perché ci si rende conto che il prezzo politico nei rapporti con l'Europa sarebbe superiore ai vantaggi. Poco ma, stiamo parlando di un fatto marginale, semmai l'errore è stato trasformarlo mediaticamente in una questione di vita o di morte. Io non ho dubbi, tra rompere i cordoni con l'Europa e sacrificare l'obbligo di POS, solo un pazzo potrebbe scegliere la prima opzione. Questo governo, per fortuna, sta dimostrando un pregio inaspettato, quello di non impiccarsi agli slogan, ma di procedere con pragmatismo, con un orizzonte temporale di 5 anni. Il pragmatismo, che però, come si sa, è un animale curioso, è un animale piacevolissimo, diciamo, in termini di gestione intelligente di esigenze tattiche. Però ogni tanto servirebbe anche un po' di strategia, un po' di visione. Speriamo che nella prospettiva quinquennale questa strategia arrivi. Ho visto che abbiamo fatto un'incursione sul Libero, vi segnalo anche così, ormai è presentata come una specie di oracolo di Delfi, la Ghisleri, che dice questo. Non ho tempo di leggere l'intervista, ma vi riassumo i punti principali. Secondo la Ghisleri, Fratelli d'Italia è tra il 28 e il 29, e quindi dice la Ghisleri, un risultato eccellente, lusinghiero, ma è come se un po' la crescita si fosse fermata. Secondo la Ghisleri non c'è entusiasmo degli italiani per la legge di bilancio, dice naturalmente l'opposizione non è in grado minimamente di sfidare la maggioranza, e dice però due cose la Ghisleri, forse su cui sul lato destro si può riflettere. La prima è che gli scandali che investono il PD, pur colpendo il mito della superiorità morale della sinistra, non giovano complessivamente alla credibilità di tutta la politica. Gli italiani sono molto infastiditi complessivamente. E dice ancora: tanti elettori sono alla finestra, vogliono stare a vedere, ma il governo che fa? Va bene. E, a proposito del lato destro, poi ci ritrasferiamo sul lato sinistro, ma Fratelli d'Italia che fa con i suoi alleati per le regionali del Lazio? Qualunque giornale sceglierete di prendere, preannuncia che oggi dovrebbe esserci la scelta del candidato nel Lazio. Sono sul Corriere a pagina 19, Maria Egizia Fiaschetti, il centrodestra è pronto, in poll il capo della Croce Rossa, Rocca. Nella rosa anche Rampelli e Procaccini. Anche il Messaggero dà per acquisito che sarà Rocca il prescelto. Ma prima di spostarci a sinistra con il ricasco della questione Qatar, ve l'avevamo detto tutti, Pregliasco, Pregliasco, occhio al caffè, a firmare Tommaso L'Abate, quello che c'aveva, diciamo, l'orgasmo per il controllo per la verifica del Green Pass. L'intervista di Tommaso L'Abate, il passo del virologo Pregliasco, correrò per Maiorino, ho sempre votato a sinistra. Fabrizio Pregliasco, uno dei virologi più celebri d'Italia, entra nella contesa elettorale delle regionali con la casacca del centro-sinistra. Ora glielo si può chiedere, lei per chi votava? Ho sempre votato il centro-sinistra. 5 Stelle? No, 5 Stelle non li ho votati, sempre centro-sinistra. Centrodestra mai? Mai. Il centrodestra ce l'ho in casa visto che la mia compagna, Carolina Pellegrini, è stata per un periodo assessore con Formigoni in Lombardia. Va bene, quindi lui dice di votare a sinistra, la compagna era assessore a destra, Pregliasco, copertissimo, c'ha la quarta dose, staremo. Ma non facciamo battute su territori difficili. Va bene, rispostiamoci sul lato sinistro, le vicende Qatar. Abbiamo visto l'ampia copertura della verità, ma
anche Repubblica e il Fatto. Ecco, se la verità è attenta alle questioni immobiliari, Repubblica e Fatto oggi si appassionano a questa storia della dazione in busta con effigie di Babbo Natale di 50.000 euro da Panzeri al capo del sindacato europeo. E la battuta è cinematografica, sembriamo quelli di Ocean's Eleven, eccetera. Approfondimento a pagina 6 di Repubblica, dove pure Claudio Tito fa un focus su Panzeri, nega tutto come Greganti, e poi vecchi Nokia, quindi cellulari vecchi modello, non smartphone, perché meno aggredibili attraverso le app di controllo, i Trojan, eccetera. E però sono state usate le intercettazioni ambientali in casa e negli uffici. Sempre su Repubblica trovate un eco delle dichiarazioni di Bersani che dice: non abbiamo tradito Berlinguer, ci mancherebbe, e Stefano Cappellini che oggi genererà la gelosia di Maria Teresa Meli, perché oggi il rito del paginone del lunedì di intervista a Goffredo Bettini non è officiato dalla sacerdotessa Meli sul Corriere della Sera, ma diciamo il fuoco sacro. Lo tiene vivo la Vestale Cappellini su Repubblica. Sinistra permeata dall'affarismo, ma D'Alema non è come Renzi. Fantastico, cioè, c'è sempre una differenza. Sono molto amareggiato, dice Bettini. La sinistra è permeabile all'incursione dell'affarismo perché se si affievolisce una critica rispetto ai valori dominanti, al mito della ricchezza, del lusso, del successo a tutti i costi e ci si stacca da chi fatica a vivere, le difese si possono allentare. È colpa del capitalismo, della ricchezza, del greed, tutta questa cosa. Cioè, c'è sempre, diciamo, questa partenza come se stessero commentando Michael Douglas e i lupi di Wall Street. Sono tutti compagni loro, diciamo, non occorre la critica del capitalismo per, diciamo, criticare i ladri di galline e in qualche caso di bisonti che però hanno studiato alle frattocchie. Però è colpa del capitalismo, va bene. E il PD può dirsi estraneo, il PD è sano nel suo complesso, ma deve rimuovere ogni apologia dell'esistente, che premia il denaro che dà la forza e la forza che disprezza e schiaccia la debolezza. E poi andiamo a vedere questa parte. Politica, affari e lobbismo. Due ex leader Dem ed ex presidenti del Consiglio, Renzi e D'Alema, sono oggi anche consulenti e uomini d'affari. Tutto legale, pure discutibile. È, diciamo, l'alzata di Cappellini. Vediamo se come schiaccia Bettini. Sono casi diversi, anche se entrambi permessi dalla legge. D'Alema si è da tempo dimesso da ogni incarico pubblico e svolge ruoli di consulenza con contratti regolari che finanziano anche le sue attività editoriali e di studio. Renzi è un capopartito e senatore. E questo è un dato oggettivo. Renzi aggiunge questo elemento di anomalia, pur consentita dalla legge. Però, diciamo, proprio in un'intervista in cui Bettini invita a non staccarsi dalla realtà. Ma secondo Bettini, su 100, se adesso usciamo e prendiamo le prime 100 persone che incontriamo, D'Alema viene percepito come consulente o tuttora come un soggetto, diciamo, politicamente motivato e attivo? Nel momento in cui consiglia Conte, gestisce la scissione di articolo 1, comunque fa sapere a tutti che Bersani, Speranza, eccetera, sono amici suoi. È difficile considerare D'Alema come se fosse, diciamo, un uomo della McKinsey con la valigetta che arriva e ti fa la consulenza, la valigetta di documenti, intendo che viene e ti fa la consulenza. Va bene. L'altro lato della vicenda Qatar lo approfondisce Lottieri in prima sul giornale, il ricatto energetico, perché poi Doha a un certo punto ha detto: vabbè, state attenti voi dell'Unione Europea, perché ora dipendete anche dalle nostre forniture. E scrive Lottieri: l'avere scoperchiato gli affari poco limpidi intrattenuti dal Qatar e da una serie di europarlamentari continua a produrre conseguenze. Alla decisione di Bruxelles di bloccare l'accesso dei responsabili qatarioti agli spazi delle istituzioni comunitarie fa ora seguito una dura presa di posizione di Doha, che in un comunicato ha messo in guardia sull'impatto negativo che tutto ciò potrà avere sulle relazioni tra vecchio continente e l'insieme dei paesi del Golfo. In sostanza ci viene detto che tutto quello che facciamo e faremo potrà essere pagato assai caro ogni volta che dovremo fare fronte al problema dell'approvvigionamento energetico. È abbastanza evidente che, chiusasi un trentennio fa la guerra fredda, siamo ormai nel pieno di quella che possiamo chiamare la guerra del freddo,
E se tradizionalmente si riteneva che non potesse essere veramente sovrano un paese privo dell'arma nucleare, ora sappiamo che non conti più molto, né meriti rispetto se dipendi da risorse energetiche di importazione. E c'è poi un altro dato su cui riflettere. L'emiro del Qatar non userebbe tale linguaggio offensivo di fronte a istituzioni forti e consolidate, ma non è questo il caso dell'Unione Europea, che più che mai mostra la propria debolezza strutturale. Si fa fatica a immaginare una presa di posizione analogamente dura nei riguardi degli Stati Uniti oppure del Regno Unito, ma ugualmente della Francia e della Germania. Così. Mi pare opportunamente l'osservazione di Lottieri su una fragilità europea che si mostra nel viaggio di andata attraverso la permeabilità alla corruzione e nel viaggio di ritorno con la facilità con cui l'emiro del Qatar offende le istituzioni comunitarie. Due segnalazioni conclusive, molto divertente, molto ben fatto il ritratto di Gianrico Carofiglio. Oggi è la rubrica del lunedì di Mascheroni sul giornale, mentre non convince, ma va letto assolutamente, il ritratto che Claudio Magris fa di Randolfo Pacciardi. Il titolo è un po' curioso, cioè il Corriere della Sera deve trattare tutto come se fosse una cosa sempre insomma, rosa, Pacciardi l'eroe da film che fece piangere Hemingway. Beh, insomma, forse. C'è molto altro da raccontare su l'ex leader repubblicano. E Magris mescola analisi pubblica non convincente con invece squarci privati. Sono belle le parti in cui Magris racconta la presenza di Pacciardi a casa Magris e diciamo, l'uomo irruente che disposto al combattimento in ogni senso, che uno avrebbe voluto dalla propria parte, fa capire Magris in qualunque momento difficile della vita. Invece, cos'è che a Magris non piace? Forse proprio le parti più coraggiose e che tuttora parlano a noi di Pacciardi, la sua propensione liberista, la sua propensione filoamericana, e invece è su quella che Magris solleva i suoi dubbi. Però leggetela, è la pagina 33 del Corriere della Sera. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci sentiamo questa sera alle 19 con il vice direttore della Verità, Martino Cervo.